Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Dopo tanto tempo finalmente riesco a fare un video e faccio uno di quelli che io chiamo video facili, nel senso che questo sarà un video haul in cui vi mostrerò ciò che ho acquistato con il Black Friday. Come saprete, se vi seguite con costanza, nel mese di novembre, molto prima del Black Friday, ho fatto diversi acquisti perché ci sono state delle campagne di sconti pazzesche un po' dappertutto, Sephora compresa, che ha iniziato con un 22% che valeva praticamente su tutto e che si applicava su tutto, quindi ciò che mi interessava particolarmente l'ho già acquistato molto prima del Black Friday. Questo mi ha anche permesso di poter avere tutto quello che mi interessava, non al prezzo di costo iniziale, insomma, senza rischiare che i prodotti andassero esauriti. Perché quando poi è arrivato il Black Friday, con tutti questi sconti che ci sono stati prima, moltissime persone non sono riuscite ad acquistare ciò che avrebbero voluto acquistare perché nel frattempo era andato tutto esaurito. Quindi quando poi è arrivato il Black Friday, in realtà io non avevo delle idee su qualcosa che avrei voluto a tutti i costi acquistare, perché comunque mi ero già abbastanza saziata. Se non fosse che due siti hanno applicato una percentuale di sconto del 25% e in un caso 25 più un'altra percentuale di sconto, a prodotti che io francamente avrei voluto acquistare, ma non pensavo che li avrei trovati con questo sconto. Ma bando alle ciance, i due siti sono Cult Beauty e Look Fantastic. Partiamo da Cult Beauty. Da molto tempo ormai faccio la corte ad alcuni prodotti del brand Westman Atelier, che, se non ho mal interpretato, fa parte della Maison Gucci. C'è anche scritto proprio Gucci Westman sul packaging. Però questo brand non andava mai in sconto. Qualunque promozione ci fosse su Cult Beauty, questo brand non andava mai in sconto. Quando in occasione del Black Friday hanno messo a disposizione un 25% e mi sono accorta che quel 25% passava su quel brand, mi sono detta ora o mai più, semplicemente perché diversamente avrei dovuto aspettare il prossimo Black Friday, quindi novembre 2022. Così ho deciso di fare questo investimento e ho acquistato i due items che mi interessavano di più. Ve li ho già anticipati su Instagram, nel senso che avete visto cosa sono, ma non sapete quali siano i colori. Seguitemi anche su Instagram. Mi trovate con il nick sai underscore mon78. Perché soprattutto quando non riesco ad essere attiva su YouTube, cosa che purtroppo ultimamente mi accade molto spesso, anche per 10-15 giorni, comunque su Instagram mi trovate. Allora, i due prodotti sono questi, sono due prodotti in stick. Di questi due prodotti da molto tempo sento parlare bene da una creator su YouTube che a me piace tantissimo, che si chiama Andrea Ali. Quindi ero veramente super, super, super incuriosita. Che cosa ho preso come colorazioni? Allora, in primis ho preso un blush in stick, si chiama Baby Cheeks Blush Stick, che ho preso nella colorazione Petal. Allora, vi posso dire che appena ricevuti li ho visti, li ho guardati, ho detto, me li aspettavo più grandi. Non so perché, ma me li aspettavo più grandi. Il packaging è molto essenziale, ma nella sua essenzialità veramente molto molto elegante. Ha una chiusura magnetica e il blush appunto è Petal ed è anche quello che ho indossato oggi. Questo è il colore, molto bello, molto nelle mie corde, ma veramente molto bello. Perché è un blush di un colore neutro che si adatta un po' a tutti, nel
e con cui è veramente difficile sbagliare. Se siete incuriosite da questo brand, credo che per noi italiane l'unico sito su cui poterlo acquistare sia Cult Beauty, non l'ho visto da altre parti, o no, forse da The Beautyaholics, però anche lì non andava mai in sconto, quindi niente, lo guardavo, lo riguardavo, lo miravo, lo rimiravo, però non lo acquistavo mai. Allora, la quantità, se riesco, ve lo dico, sono, aiuto, 6 grammi. Beh, ok, quindi 6 grammi non sono neanche pochi, tutto sommato. Peraltro sono made in Italy. Mi piace, lo sto usando da qualche giorno e vi posso dire che entrambi i prodotti, sia questo che il bronzer, sia il blush, durano anche con la mascherina. Questa è una grandissima cosa. Allora, il bronzer si chiama Face Trace Contour Stick, che io ho preso nella colorazione Truffle. Come sempre, poi troverete tutto nell'info box. Questo ha una colorazione nera, credo che sia nera e non un marrone scuro, quindi il blush è questo colore grigio perla, mentre lo stick per il contouring è nero. Truffle è il colore mi sembra un po' più scuro e forse anche un po' più caldo fra i due che c'erano disponibili su Cult Beauty. Eccolo qua. Ed è appunto quello che ho applicato. Forse in realtà vi sto accecando con l'illuminante che è Spotlight di Charlotte Tilbury. Però comunque l'ombra che vedete l'ho fatta con questo contouring in stick che si chiama Truffle, la cui colorazione è Truffle, e vi posso dire non li avrei mai 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 acquistati a prezzo intero perché costano veramente troppo, ma col 25% di sconto, appunto per il ragionamento che vi ho spiegato prima, non mi sono sentita di aspettare ancora un anno, mi sono tolta questo sfizio e comunque li uso da pochi giorni, ma mi posso ritenere per il momento soddisfatta. Ve li faccio vedere anche sfumati. Io non li applico direttamente sul viso dallo stick, ma li prelevo con un pennello. E li applico sul viso, il colore viene prelevato alla perfezione, il pigmento c'è immediatamente e preferisco non andare a sporcare lo stick con il prodotto in crema che ho sul viso, insomma, preferisco così. Sempre su Cult Beauty, di un altro brand che vorrò approfondire, ovvero Iconic London, ho acquistato un mascara che si chiama Triple Threat Mascara, che vi posso dire promette bene, l'ho applicato diverse volte, ma un giorno non avevo truccato gli occhi, quindi non avevo niente e sappiamo tutti che un mascara si vede proprio bene 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 quando non abbiamo nessun ombretto sugli occhi. Vi posso dire, mi ha fatto delle ciglia wow, davvero wow. Vi mostro lo scovolino che è fatto in questo modo. Mi trovo veramente molto bene, non è un mascara, non è uno scovolino che preleva troppo prodotto, quindi non c'è neanche il rischio dell'effetto ciglia che a ragnetto perché si appiccicano. Poi ancora, e poi chiudo con Cult Beauty, ho preso un altro rossetto matte di Huda Beauty che si chiama Joy Ride e che mi piace molto. Proprio sì, proprio tanto. È uno di quei nudi che si fanno usare con grande piacere, che stanno bene con molto, che non impegnano e soprattutto che durano tanto, senza andare, almeno a me, non seccano le labbra. Mi piace molto. Io di questa linea matte ne ho anche un altro che è Interview. Si aggiunge questo alla mia collezione, mi piace molto, sono molto soddisfatta. Passo
Passiamo ora a un mio grande amore, ovvero le palette occhi. Mi è scoppiato un amore incontenibile nei confronti di Natasha Denona e quando Look Fantastic ha messo le palette in sconto al 25%, a cui ho aggiunto lo sconto della mia amica Simu, Mi Spendi 09, che sicuramente conoscete. Penny LF, che si è andato a sommare allo sconto che c'era già, ho detto va bene, ok, faccio questa pazzia e con tre ordini diversi, perché è giusto che ognuno coltivi i propri problemi mentali, con tre ordini diversi ho acquistato tre palette di Natasha Denona. Parto dalla più piccola. In termini di dimensioni, è una palette che sul sito di Sephora stavo cercando da tanto tempo, ma non c'è più. Non è più. C'è stato un periodo in cui risultava disponibile, ma poi in realtà non era disponibile per la consegna. Insomma, lì secondo me hanno fatto anche un po' di pasticci loro. Ad ogni modo, sto parlando della Love Palette. Come ricorderete, io ho la Mini Love Palette presa a San Valentino. Però poi avrei voluto tanto avere anche quella grande. Quindi questa paletta alla fine è costata boh, meno di 50 euro. Con questi due super sconti l'ho voluta prendere perché tanto sono palette che una volta prese restano lì da usare e con cui gioire. Conosciuta. Non vi sto mostrando l'ultima novità mai vista o in anteprima, però è una palette che secondo me regalerà un po' di gioie a queste palpebre e soprattutto è una gamma colori molto molto nelle mie corde che mi piace tantissimo. Come potete vedere, io non l'ho neanche ancora. Ups! Come potete vedere, non l'ho neanche ancora toccata, è intonsa, non l'ho proprio toccata, però mi ispira moltissimo. Poi un'altra palette introvabile, insieme alle altre due che ancora non riesco a trovare, che sono la Metropolis e la Gold, ha fatto capolino sul sito di Look Fantastic improvvisamente, io non me ne ero neanche accorta, se non mi avesse avvisata la mia amica Anna, che saluto, grazie Anna, io non l'avrei proprio vista e probabilmente me la sarei persa ed è un problema perché non si trovava. Sto parlando della Lila Palette, questa è una delle palette grandi di Natasha Denona, non le più grandi ma fra le grandi. E anche questa la stavo cercando un po' dappertutto, stavo guardando anche le disponibilità su Vinted che ho scaricato solo per colpa della Eli, Elisabetta R, grazie Eli per avermi dato una nuova dipendenza. La stavo cercando lì, però ce n'era una a un prezzo spropositato e un'altra utilizzata, quindi no. Il packaging di questa è diverso da tutte le altre che ho e la palette è questa, ragazze. Io non ho molto da dire, come potete vedere invece questa l'ho già svitazzata, anche perché l'ho già usata e wow. Cosa posso dire? Wow, ci sono dei colori pazzeschi, veramente pazzeschi. La guardo veramente con gli occhi dell'amore, questa palette. Vi faccio vedere la differenza di dimensioni con l'altra. L'altra è proprio più piccolina. La guardo con gli occhi dell'amore e della felicità. È stupenda. E anche in questo caso stiamo parlando di colori assolutamente tra i miei preferiti, nella mia zona di comfort e con cui realizzo facilmente dei make-up che mi piacciono molto. La terza è la più pazza ed è anche quella con cui ho realizzato questo look molto poco da tutti i giorni. Ho utilizzato sei ombretti di questa palette che vi sto per mostrare. Se conoscete le palette di Natasha Denona e se mi seguite su Instagram, sapete anche già quale sia
questa palette che comunque con tutti gli sconti che c'erano ho pagato 35 euro in meno. E che cavolo facevo? Dovevo, l'universo me lo chiedeva, ecco a voi la Circo Loco palette, che quando è uscita mi era sembrata una palette disordinata, non l'avevo inquadrata bene, non mi aveva convinta. Poi invece, per consolarmi anche di una delusione che troverete presto come super bocciato su questo canale, che è stata veramente un flop clamoroso e portentoso, ho voluto prendere questa sicura del fatto che sarebbe stata all'altezza delle mie aspettative. La gamma colori è questa, nel caso qualcuna non l'avesse già vista in ogni dove. Adesso più la guardo, più penso, ma perché? Cioè, perché non l'ho presa subito? Perché ho aspettato? Che scema sono? Ecco, ok, ci siamo capite. È una palette bella bella. Oggi ho utilizzato questo rosa come transizione, ma anche nella arcata sopraccigliare. Ho utilizzato Act, questo blu scuro, nella parte esterna dell'occhio, che ho poi sfumato, 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 e ho sfumato tanto con quest'altro colore che si chiama Flip, questo verde bello, 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 è stupendo. Poi sono andata ad applicare questo che si chiama Razzle Dazzle, Razzle Dazzle, questo qui, che è quello che mi vedete sulla palpebra mobile. Il punto luce di questo colore bellissimo l'ho fatto con Aerialist, questo qui, colore bellissimo anche questo. E poi invece nel resto della rima inferiore dell'occhio ho applicato Acrobat, questo verde qui. È tutto bellissimo, ragazze, tutto veramente bellissimo. Sono super soddisfatta di questa palette. Bella, bella, che cosa posso dire? Bella, è esattamente ciò che mi aspettavo. E quindi, meno male, perché con le ciofeche per il 2021 io direi che ho chiuso e sono a posto così. Questo è tutto, poco ma strong e di sostanza. Visto che sicuramente me lo chiederete, come chiamarla? Blusa? Camicia? Non lo so, ragazzi. Comunque, questa maglia vestito che indosso con questi fiori qui, certo che nero su nero è difficile, ha dei lacci qui che la arricciano e la tirano su, altrimenti si può utilizzare come vestito. Io ho dei pantaloni sotto, ma credo che vediate l'ombra. Con queste maniche in questo modo, questo pizzo veramente bello e questo cordino che io ho applicato così, ma che credo si possa applicare anche in molti modi. Mi piace tantissimo, veramente tantissimo. E mi chiedete sempre dove acquisto, ragazze. Questa in particolare l'ho acquistata da Inferno, è un negozio a Torino, in via Carlo Alberto, perciò se non siete di qui non so come aiutarvi. È sicuramente una maglia bellissima che sto utilizzando con tanta gioia. Adesso è davvero tutto, io vi saluto, vi mando un grande abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi acquisti, che cosa avete e che cosa vi incuriosisce. Fatemi sapere anche se questo make-up vi piace, ben consapevole del fatto che non sia un make-up per andare a fare la spesa o a cambiare l'olio alla macchina, ma oggi avevo voglia di fare sentire la mia voce. Grazie, alla prossima.